Oh, guarda, sta strabordando il caviale. Oh my gosh. Ho perso un po' di caviale. Sì. Quello che stavo per assaggiare si mangia nei giorni di Maschinezza. Maschinezza. Ci sono 7 giorni principali. Nel terzo mangiano i blini, che è la roba più tipica russa. Bline? Blini. Bline. Blinci. Blinci. Oh, bello, blinci. E si mangia con le mani. Tipo a piedina romagnola. Grazie. Questo è quello che abbiamo visto nel film. Sì, esatto, perfetto. Quindi è salato, non è dolce. No. E si mangia con diversi ingredienti. Questa è la parte salata, poi la parte dolce. Noi di Kuzno non facciamo solo scoperte gastronomiche, ma scopriamo anche nuovi giochi interessanti. Ultimamente abbiamo scoperto i Vichini, un gioco che ha già raggiunto i 20 milioni di giocatori. Un terzo della popolazione italiana! Ci sono diverse strategie di gioco. Puoi conquistare il mondo con la diplomazia o distruggere il regno nemico. Ecco, diciamo che io sono più per la diplomazia. Se vi sono piaciute le strategie RPG degli anni 90-2000, i Vichini vi piaceranno tantissimo. Nuove battaglie vi lasceranno senza fiato. Quindi ragazzi, sostenete il canale scaricando il gioco direttamente dal link qui sotto. Questo ci permetterà di continuare a fare video di altissima qualità per voi. Scaricando il gioco direttamente da questo link, riceverete subito 200 golds e uno scudo in omaggio. Quindi, forza, che cosa state aspettando? Pazzesco. Da quale vuoi iniziare? Ma io inizio, cosa c'è qua dentro? Non te lo Si può diranno. mangiare? Sì. Caviale, caviale. No, no, è olio sperificato. Olio sperificato? Sai, sì, sai, la nuova cucina, quella molecolare. Ma quindi, cioè, senza posate, con le mani, Sì. è pieno di caviale. Buono, buono. Ti piace? Allora. Non è niente male. Non è niente Benissimo. male. È pieno di caviale. In breve si fa così. Pranzo dei Sì. ricchi, di carnevale. Ragazzi, il caviale è un'arte. Cioè, in Russia il caviale è un'arte. Non ho mai mangiato caviale, è la prima volta, giuro. Allora, ragazze. Questo è il più difficile approccio Sì. per i miei gusti. Uovo di caviale, molto salato, e poi una bella tazza dolce, calda. Sì, perché fai un mix and match. Cazzo, che buono, è un abbinamento veramente buono, eh. Veramente buono. Voi mi mettete la frutta mostarda. La mostarda, come dentro la... è vero, la mostarda... Vine con tantissimi, tantissimi grilli di caviale, carne, tutto. Io li mangerei solo col caviale, sempre, per sempre, tutto l'anno e non solo a Carnevale, se fosse possibile. Quanto è buono! Sì. Questo Invece sì, qui... non si sa. Ah, vabbè, buono. Questo è buono. Cos'è sta roba qua? Perché odore di brodo. No, adesso... No, di brodo di tortellini. Si chiama Zbitin, la bevanda tipica storica russa che si fa con le diverse vacche, con diverse spezie, con tanto miele. Sì, E sì, si sente molto caldo. Sì. Ma per cosa si usa per il mal di stomaco? Per me è sciroppo per la tosse. È strano. No, non è, non ho detto che è, ma è uguale. Ma come no? Andiamo nell'altro che secondo me. Aspetta, Dovevo finirlo no, un tutto. assaggino perché non ho mica. Buono. Cos'è? Pollo? No, funghi? Curizza? Funghi, no. Mi sembrano funghi. Buono. Buono anche questo. Cipolla tutto andare. Bene. Funghi con la cipolla nella crepe. Non l'avevo mai mangiato. Giusto? Com'è che si chiamano, che non mi ricordo? Blinchik. Blinchik. Non riuscire a Cioè, che buono.
buono. Mi è piaciuta molto quella con i funghi, ma l'altra non è... Sì. Maslinitsa. Yo. Maslinitsa Karasho. Maslinitsa Karasho. Maslinitsa Karasho. Karasho. Oh, cazzo ragazzi, che buoni questi blini. E da voi cosa si mangia al carnevale? Noi siamo poveri, le frittelle mangiamo a carnevale noi. Invece no, invece da noi a carnevale non si mangiano, diciamo, le crepe, perché le crepe si mangiano ogni giorno. Da noi invece si usano le chiacchiere. No, ma infatti noi abbiamo principalmente cose dolci. Chiacchiere oppure tipo delle frittelline con dentro le mele o la crema. E poi sullo zucchero quello a velo. Che puoi fare fritte al forno. Fritte al forno, fritte sono più buone e sono croccanti. Lo sai che il fritto è buono, anche il cartone. Però la sera poi quando parte polenta, brasati. Vin brûlé. Si beve. Però questa qua è una cosa da re veramente. La bella ragazzi, bella. È Natale. Ma sentivo il formaggio. Bella. Ma quanta roba c'è? Miele e crema solare. Lo riconosco. No. Questo è da comporre. Sì, è un puzzle. Allora. È un puzzle. E sono i condividi. Andiamo con ordine. Questo? Latte condensato. No. Lo devo mettere per forza? No. Questo è mio. Di Stefano questo. Latte condensato a cucchiaiate. Latte condensato a cucchiaiate, ok? No. Per vedere più ti fanno così. Dai, no. Ma non ti piace mai niente. No, ascolta. Il latte condensato, posso dirlo, è una cacasca. Dai, non è vero. Va bene, il latte condensato. È come cola. Complicata adesso. Ma che buono, ci sono tutti rossi. Poi si mette qualcos'altro? Una cosa. Ah, allora ne mettiamo. Io ne metto ancora un po'. Sono le ragnatele dell'uomo ragno. Ma senti che buono! Sì, un attimo! Senti il sapore di Russia. Che tu parti sempre, no, non mi piace. E poi. Ma l'altro con la rotola, la. Allora, questo no, non è il maggio, mi piace tantissimo, devo essere sincero. Beh. È buonissima. Vedi? Vorrei un bicchiere di kefir in questo momento. Non è male. Buono. Che buonissimo, ragazzi. Andrei, ti stiamo prendendo. Perché? Ti inizia a piacere con la latte condensata. In effetti c'è qualcosa di strano. Cioè io veramente cosa faccio poi in Italia che già non mi guardano. Lo sguscionca non lo via. Vi salvate con l'impastino che... L'impastino è sempre pettinato di qualità, direi. Pazzesco. Questa ci dovete dare la ricetta perché è fantastico. Ah, l'ho compri confezionato. Non c'è. Ma in effetti era buono. Hai visto? Le mie convinzioni stanno cadendo. Bravo. Ma perché non ti piace dolce? Qua? Poi? Poi come si continua? Quella cosa bianca in mezzo. Ma veramente? Che è ricotta e cioccolato? Però questa la faccio con me, no? Se non... le spezie con le tue manine per me? No, questa è mia. Allora, cominciamo da quello, Robby. Beh, secondo me che... è pancetta, cos'è? Beh, ci penso io, vai. Vai. Ma questa è acida però, vero? Porca miseria, allora questa è una cacasca. Sbarajok. Allora non cominciare, no, mi fa schifo, non mi piace. Poi dopo l'assaggio ti piace. Dai. Sei una bruttissima persona. Acidissimo. Sì. Ma io questo lo... Ragazzi, io per questo vado matta! Non mi toccavo le dette! Scusa, vero? Non riesco a capirla. Non so se mi piace o se non mi piace. A me non dispiace. No. Beh. Dai! No, non mi piace questa. Che buona. È saporita di brutto.
Preferivi il latte condensato? Dai, mettici un po' di latte condensato. Copriamo un po' il sapore che... È buonissimo. Veramente buona. Mamma mia. Da farci la scarpetta. Vai una struzza. È scappo tonica proprio, ha allagato il piatto. Ma perché mi piace così tanto? Perché non hai mangiato. No, ma cioè, sono troppo buone. Proviamo, vediamo. Magari aiuto. Insomma. Facciamo tutto proprio così, lo mangiamo. Vabbè, buono e buono, io lo mangio, però ragazzi. Pazzesco. Svetlana. Facciamo la svetlana col miele. Vuoi? Ah, grazie. Ma si mette insieme? Si può pucciare? Anzi, io la farei, devo sentire. Ma ne lascio da dire. Questa è Svetlana! Puccia Svetlana! Dai! Non lo so facendo apposta. Non ne usciamo oggi. Ce la faccio. Buona. Ma la preferisco nel salato. È in difficoltà. Io cercavo di salvare la mia dignità, ma non ce l'ho fatta. Scusate, io vorrei chiedere scusa al nome di Stefano, che si fa la barba ma poi la sa usare, capito? Cioè, la tiene. Ma se te fai cadere tutto! Questo cos'è? Si chiama Abripija. Ma questa non è salata, cioè... La madonna. Uno schiaffo questo. Ma sembra un po' tipo quelle salse piccanti, ma no, è piccante. No, è vero. Ma sa di piedi? Ma cos'è? No, è tipo formaggio, mi ricorda di più il formaggio, non è una marmellata. No, sai quell'odore che c'è nelle case dei nonni? Mamma mia. Madonna, ha un odore disgustoso. Non voglio pensarci, allora, non voglio pensarci perché non capisco. Mamma, ma questo è formaldeide, sta roba qua, eh? E per imbalsamare i topi, questa roba qui, ma cos'è? Madonna, ma questo proprio... No, in realtà dopo non è neanche tanto male, però sul primo momento fa schifo. Poi dopo... Poi dopo diventa buona. Ma... Dimmi, allora, ti ascolto, sì, sì. Sembra un patè d'olive, ecco, con la marmellata. Ah, ecco. Che cos'è? È una vacca. Tu l'hai assaggiato nel space food, sì, è vero che sapeva di piedi questa cosa qua. Confermo, ragazzi. Sa di piedi. Anzi, un po' più forte. Nello space food questa. Sì, era il dessert dello space food. Ah, a me aveva fatto schifo, a lui era piaciuto ad Ari, invece, ma di brutto. Cioè, non vi offendete, ma... No, non ci siamo. È sempre questione di proporzioni. Il 90% mi piace, ma c'è quel 10% che... Al sesto giorno viene bruciata la cosa. La gerbia? Sì. E la domenica è il giorno del perdono. Si chiede scusa a tutte le persone care. A Carnevale? Sì. Sì. Non considerarlo fare Carnevale, perché è maschile, da noi un po' voler succedere. Cioè, magari avrete preso il punto russo per chiedere scusa, perdono. Scusami, scusami, non volevo, scusami, tutto quello che ho sbagliato, ti prego. Adesso il Carnevale, noi andiamo solamente in giro vestiti come degli stupidi. Sì. Scusa. No, ma non ci vanno scusando. Cioè, scusate. Magari l'ho offesi qualche volta senza volerlo. Tu l'hai offesi senza volerlo? No, non lo so, spero di no. Prastit menia. Boh, prastit. Patpisivetis. No, nascalata. Patpisivetis.